Ah, finalmente la mia meritata vacanza. Ci voleva proprio in questa bellissima spiaggia dove ci sono meno 20 gradi. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Roblox. Sono Bella Faccia e sono Bella Faccia senza capelli. Dove sono finiti i miei capelli? Non ne ho idea. Oggi siamo vestiti da sub, proprio così, perché oggi ho scoperto questo fantastico gioco su Roblox, il che consiste nei trovare dei tesori sottomarini, ragazzi, proprio così. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto lasciate un mi piace, e se non l'avete ancora fatto ordinatemi quella pizza margherita che vi avevo chiesto, mi raccomando, perché avrò fame una volta che avrò trovato tutti i tesori marini. Allora, quindi, io dovrò cercare dei tesori marini qua sotto e dovrò venderli. Oh mio Dio, che bello, ragazzi! Ok, perfetto. Ci sono i pesciolini! Ciao pesciolino, come stai? Ciao Nemo! Ok, allora, vediamo. Dei tesori, dei tesori. Ho una monetina, una monetina. Oh, un forziere. Ho trovato un forziere. Ho trovato un forziere. Piglialo, piglialo. È troppo pesante, non ce la faccio. Ok, una collanina ho trovato. Fammela prendere, per favore. Dammi quella collanina, ok. Una collana. Oh, devo andare su. Cavolo, non ho più ossigeno. Ok, allora, c'è un tesoro qua, ma non riesco a prenderlo. Apriti cavolacci, amaracci, porca pera, è troppo pesante. Allora, andiamo a vedere qua, sicuramente ci sarà qualcos'altro. Oh, altre monete! No, vabbè, guardate che fondali, ragazzi. Una moneta! Questa è rossa, come mai è rossa? Ok, ha dato un sacco di monete. Mamma mia, è troppo divertente, ragazzi, esplorare qua sotto. Ok, vediamo, altre monetine. Ok, un'altra collana. Oh, una collana da VIP. Molto buono. Oh, non ho più ossigeno, devo tornare su. Vai su, Bella Faccia, vai su, vai su, vai su. Ah, ok, perfetto. C'è anche il negozio, ragazzi. Quasi quasi mi prendo uno scooter marino, oppure una lanterna, una bussola. O un radar cerca oggetti. Allora, adesso continuiamo ad esplorare gli abissi marini. Oh, cos'è sto coso? Una visiera, bellissimo. Ok, qua che cos'è? Una monetina? C'è dell'altro? C'è dell'altro? No, vabbè, ragazzi, guardate che bello! Un barile! Un barile! Cosa c'è qua dentro? Il tuo inventario è pieno. No, devo andare a vendere, ragazzi. Cavolo, l'aria mi sta finendo, l'aria mi sta finendo, l'aria! Ok, Bella Faccia, cosa ti hanno insegnato i delfini? Sì, proprio questo. Ok, allora, altre monetine? No, ragazzi, ma io sto finendo l'aria. Sto finendo l'aria, andiamo di sopra. Ok, allora abbiamo tre oggetti. Vediamo, dov'è? Ok, abbiamo tre oggetti. 11, 11, 9, queste dovrebbero valere molto, Ok, altre monetine. Non so cosa posso comprarmi. Oh, ma guardate questo con la barca. Ok, altre monetine. Io però volevo quel forziere, ragazzi. Ma perché non posso prenderlo? Un orologio! C'è un orologio qua. Pigliamolo, il tuo inventario è pieno. Ma dai, ma trovo le cose, non posso neanche prenderle. Ok, torniamo sulla terraferma. Ehi, guardate, barista, guarda cosa ho trovato. Guarda cosa ho trovato. Allora, ricarica serbatoio aria. Ok, ricarica, costa 0. Ricarica salute, aiuto. No, costa 3, cavolo. Allora, vediamo. Immersione, salve. Ho trovato delle belle cose da vendere. Ciao, come posso aiutarti? Apri negozio. Ok, allora, vediamo. Ah, queste sono le cose da comprare. No, vabbè, tutta avanzata. Fantastico. Ok, parlare. Ciao, io sono Steve. Cosa ti porto fin qui? Sono qui per fare immersioni, ovviamente. Fantastico, vedo tutto quello che ti serve. Ok, cosa devo comprare? Consigli, bla bla. Ok, sì, però io vorrei vendere le mie cose. Sembra fantastico. Dai, va bene, ho capito, ho capito. Perfetto, quindi qua non si può vendere. A chi devo vendere, invece? Forse a quel tizio, a questo tizio. Sicuramente è lui che vuole tutte le cose. Vediamo. Ciao, ehi là, sono un cartografo. Ci ha dato una mappa del tesoro. Grazie, grandissimo. Ok, allora, banco dei pegni. Ecco dove possiamo vendere le cose. Ok, salve, salve. Ah no, questo è un giocatore. Salve, salve, dovrei vendere le cose. Apri il negozio. Allora, vendi artefatti. Ok, allora, mamma mia, guardate queste. Ok, 9. Questo. Sì, beh, voglio vendere, vendi tutto. Ok, sì, sono ricco. Apri negozio, vediamo. Snack da viaggio, spiaggia. Ok, per ora non mi serve niente, grazie, torno dopo in caso, No, vabbè, scooter del mare, ragazzi, forse lo prendiamo, Ma guardate un po' che bello. È incredibile. Oh, ma ci sono delle monetine qua. Ci sono delle monetine anche qua. Allora, vediamo. Abbiamo 53 monete. Possiamo prendere qualcosa di interessante, Roblox? Salve, non ho i capelli. Li sto cercando. Allora, vediamo. Allora, apnea. Questo cosa fa?
No, torcia elettrica, geolocalizzatore, giubbotto, peso immersione. Allenamento apnea. Vai, sì, ok, perfetto. Adesso dobbiamo sicuramente, abbiamo la possibilità di tenere molto di più l'ossigeno, eh. Ok, allora, questa barca si può usare. Posso prenderla in prestito? Posso prenderla? Andiamo? Andiamo? Forza! Chi guida? Chi guida? Ok, vabbè, potevi dirlo che non avevi voglia, eh. Ok, oh, adesso sì che abbiamo un sacco d'aria in più. Ne abbiamo tantissima. Oh, ma c'è un libro qua. No, una radio. Ah, non posso prenderla, che schifo. Allora, vediamo. Io volevo tornare a quel forziere, però forse non posso prenderlo, eh. No, ma guardate che bello. Allora, qua, che cos'è sto coso? Un panino? Cos'è? No, vabbè, una mela caramellata. Ma che schifo, ma questo non è un tesoro. Ma questo non è un tesoro, che schifo. Ok, andiamo. Oh, i coralli. No, vabbè, ragazzi, i coralli. Comunque, per fortuna che ho comprato l'apnea. Riesco a mantenere l'ossigeno un sacco a lungo. Oh, ma dove siamo finiti? Ad Atlantide, ragazzi? Ok, c'è qualche reperto interessante qua? Non vedo niente. Ok, continuiamo a prendere le monetine. I ricci di mare, i coralli. Tutto nella norma, eh. Oh, c'è qualcosa. Cos'è? Una corona. Una corona di conchiglie. Ok, cos'è sto coso? Cos'è un occhio? Mamma mia, molto stravagante. Ok, altre monetine. Io comunque devo respirare un pochettino per la faccia. Torna su, torna su, torna su. Ah, ok. Molto meglio, molto meglio. Allora, vediamo. Monetine. C'è un'altra monetina qua. Ok. Là vedo qualcosa, ma è tutto sfocato. Non riesco. Oh, guardate, un passaggio segreto del mare. Ok, vediamo qua sotto. Andiamo giù, perché sicuramente più si va giù, più ci sono cose belle. Il subgear è consigliato per questa zona. Oh, c'è lo squalo, ragazzi! C'è lo squalo! Ok, qui senza la tuta è meglio non venire, perché non sono all'altezza. Non ho fatto abbastanza corsi di sub per venire qua, ragazzi. Una barca. C'è qualcuno qua sotto? Sì, c'è qualcosa. Ok, una collana. Ok, c'è dell'altro. Un tesoro. No, ma devo... ho capito, devo comprare le chiavi da quello lì del negozio dei pegni. Adesso ho capito. Adesso ho capito, ragazzi. Oh, cos'è sto coso? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Il tuo inventario è pieno? No, ma è una tuta da samurai. Ragazzi, è una tuta da samurai. E qua? Oh mio Dio. Ma c'è qualcuno? C'è qualcuno? No, poverino. Oh mio Dio. Allora, torniamo di sopra. Oh, sto per morire. Torniamo di sopra e vendiamo tutto. Devo vendere assolutamente tutto, ragazzi. Devo prendere tipo uno zaino, qualcosa. Cos'è sto coso qua? Oh mio Dio. Cos'è? È tipo una statua gigante. Ma che bello. È una statua di un sub. Qua comunque è bello, mi piacerebbe venire a fare le immersioni nella vita reale, eh? Ok, allora, continuiamo a prendere i soldini. Io direi che è arrivato il momento di vendere e poi ci compriamo qualcosa, eh. Mi sa proprio, ragazzi, che ci prendiamo lo scooter marino, eh. Ok, allora, vediamo. Quindi, ci servono... ma guarda questo qui con la barca! Ci servono le chiavi per aprire i barili. Ci servono assolutamente le chiavi. Ok, salve! Negozio dei pegni, sto arrivando! Tu chi sei? Ti serve una mano o qualcosa? Ciao, per favore, puoi aiutarmi? Sei un subacqueo, vero? Sì, posso aiutarti. Stavo nuotando di recente e ho capito di aver lasciato cadere la mia collana. Te la porterò, te la troverò, non ti preoccupare. Ti troverò la tua collana. Ok, perfetto, abbiamo anche una missione. Riportare la collana, mamma mia, quanto lavoro che devo fare. Ok, allora, ci sono. Vendi. Vendi tutto, ok. Perfetto. Allora, vediamo. Collezioni, ok, tutto quello che abbiamo trovato. Io direi di vedere cosa possiamo prendere. Vediamo, cosa c'hai di carino? Una bella tuta, qualcosina. Allora, vediamo. La tuta avanzata costa troppo. Attrezzatura subacquea, pure. Io direi che è ora di shoppare. È ora di shoppare. Negozio. Soldini. Ci prendiamo 200. Dai, prendiamoci 200 soldini. Evviva, che bello shoppare. E vai. Ok. Allora, adesso amico mio, mi dai la tuta attrezzatura subacquea. Vai. Sì, abbiamo speso tutto. Ok, mi dai il geolocalizzatore. Mi dai il peso immersione. La torcia elettrica. Tutto, tutto. Cioè, io voglio tutto. Ok, perfetto. Oh, salve ragazzi, sono bella faccia. Andiamo a fare... oh, oh mio Dio, guardate il radar.
Ci posso credere, con questo radar riusciamo a trovare tutto. Abbiamo l'ancora che ci porta a terra e abbiamo la pila, la torcia. Eccoci qua. Ok, andiamo, 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 andiamo. Ok, io però vorrei una barca. Come faccio per mettermi una barca? Vabbè, andiamo così, dai. Ok, no, vabbè, guardate quanto ossigeno. Ho un sacco d'ossigeno. Ok, ci siamo. Allora, vediamo con l'ancora. Oh, con l'ancora andiamo un sacco su. Ok, abbiamo trovato una corona della principessa. No, non ho preso le chiavi, ragazzi. Non ho preso le chiavi per i forzieri. Cavolo, dopo dobbiamo andare. Allora, vediamo, c'è qualcos'altro qua. No, devo assolutamente prendere le chiavi. No, dobbiamo assolutamente andare a prendere la chiave per aprire i forzieri. Io però vorrei una barca. Scusi signorina, come posso avere una barca? Ciao, io sono Cleo, gestisco il servizio noleggio barche. Ok, 50 contanti. Cavolo, non ho i soldi, sono povero. Se quella signorina magari mi può dare dei soldi, che ho ritrovato la sua corona. Non so, magari non era questa, eh. Ok, perfetto, non l'abbiamo trovata, ragazzi. Ok, addio, mi dispiace. Mi serve una chiave. Mi serve una chiave per aprire quei forzieri. Oh, ascolta, ti devo sorpassare, scusa, eh. Allora, vediamo, chiave per aprire il forziere. Ok, una, ne abbiamo presa una. Chissà che cosa c'è dentro quel forziere, ragazzi, io non lo so proprio. Ok, radar. Ok, che cosa farà mai sto radar? Boh, proviamo. Mi immergo, immersione. Eccoci. Ok, chissà che cosa fa. Cosa fa sto radar? Non riesco a capire. Ok, apriti. Ok, aperto. Ok, 11 e basta? Ok, non male però, non male. Ok, è arrivato il momento di immergerci. Ok, ancora, fammi andare giù. Ci siamo. Oh, sta vibrando. C'è qualcosa qua? Ok, non c'è nulla. Il radar è un po' inutile, comunque sia. Cioè, che cavolo serve sto radar? Non lo so. La torcia poi? Vabbè, non è che faccia così luce, però va bene comunque. Ok, appartamenti profondi. Ma perché ci sono gli ci sono degli appartamenti qua sotto, scusate, eh? Affittano delle camere. Ok, di qua un altro baule che non abbiamo la chiave. Ah no, ce l'abbiamo, perfetto, l'abbiamo comprata. Ok, fantastico. Ok, abbiamo un bel po' d'ossigeno ancora, bella faccia, eh. Vedi di non farti sbranare da uno squalo. Ok, qua che c'è? Cos'è quel coso? Ok, SS Achille. Ok, sicuramente questa è una vecchissima nave. Eccoci, preso. Oh! Scorie radioattive! Per questa zona è necessaria un elmo. Ok, un elmo per le radiazioni. Tipo, che schifo, mamma mia. Andiamo giù? Andiamo giù! Eccoci qua! C'è qualcosa. Ma non c'è niente qua. Ma non c'è nulla. Cioè, ci sono solo monete. Dai, qualcosa di carino, qualcosa di prezioso. Se io sono venuto fin qua, ci deve essere sicuramente qualcosa di molto prezioso qua. Monetine. Monetine, monetine. Cavolo, per andare di là serve un elmo. Ma dove... Ragazzi, ho trovato Atlantide. Ho trovato Atlantide. C'è una medusa, posso prenderla? Ciao. Ok, una corona mistica. Un cavalluccio marino. Ok, tempio dimenticato. Siamo nel tempio dimenticato. Ok, perfetto, siamo ad Atlantide, ragazzi. Siamo ad Atlantide, abbiamo... siamo riusciti a trovare Atlantide. Ok, monete. Monete, ancora monete, ancora monete. L'ossigeno, bella faccia, non durerà tanto. Keep out, non entrare. Ok, fare attenzione. E se io volessi entrare? Non mi ferma nessuno qua. Ah! Ci sono gli spiriti! Il travestimento dei pirati è richiesto in questa zona. Cavolo, ragazzi, non ci credo. Ci sono le navi abbandonate dei pirati. Sono spiritate. Cimitero dei pirati. Guardate il radar. Cimitero dei pirati, ragazzi. È meglio andarsene di qui, eh. Cavolo, sto finendo anche l'ossigeno. Ok, abbiamo trovato il teschio di ghiaccio. Ok, abbiamo trovato un teschio di ghiaccio. Oh, un baule. Un forziere. Apriti. Preso. Ok, un sacco di soldi. Qua c'è qualcosa. Altri soldini. Ok. Buono, buono, bella faccia. Stai trovando un sacco di tesori sottomarini. Un'altra corona. C'è una bella corona. Oh mamma, che paura. No, il tuo inventario è pieno. Ma posso portare così pochi oggetti? Ma è mai possibile? Ok, dai, è arrivato il momento di tornare di sopra, bella faccia, se non vuoi finire arrosto qua sotto. Cioè, arrosto no, magari affogato. Oh, adesso si vede molto di più con la torcia, eh. Okay. Oh, lo squalo. Lo
squalo! No, 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 via, 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 oh mamma mia, aiuto, aiuto, sono squalo, qualcuno mi aiuti, sono squalo, sto finendo lo season, cavolo, andiamo, 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 ah, aria, dolce aria, andiamo a vendere tutto, ragazzi, ho trovato un sacco di cose, comunque, se guardate quante robe che ho trovato, questo non si sa neanche quanto costi. Mamma mia, sta finendo lo season. Oh, ci siamo, perfetto. Ok, eccoci qua. Allora, rifordiamoci lo season. Allora, ricarica aria. Ok, costa pure, mamma mia. Ok, ancora. Ma quanto costa? Non è abbastanza soldi. Ma non ho ricaricato niente il mio season. Ma che storia è mai questa? Banco dei pegni, mi dovete dare i soldi. Io qua sono povero, porca miseria, eh. Allora, chissà se mi riesco a procurare una barca. Eccomi, eccomi, eccomi. Ci sono, ci sono, ci sono. Eccomi, salve. Ok, vendi artefatti. Allora, 50 costa questo, grande. Ok, abbiamo venduto tutto. Ok, ci siamo. Scusa, ma io per lo season? A chi devo chiedere per lo season? Cavolo, ho anche sbagliato, mi sa. Era qua, ricarica aria 13. Ok, vai. Ancora. No, ma come? Il tuo carro armato è già pieno. Ma come carro armato? Io non ho un carro armato. Allora, tu che altro mi puoi vendere? Qualcosa per i pirati mi servirebbe. Allora, giubbotto, attrezzatura, tuta avanzata. E cosa serve la tuta? Tuta avanzata cosa serve, scusa? Per i pirati, forse? Giubbotto. Vabbè, ci vediamo un'altra volta, amico, eh? Allora, sto tizio mi ha dato una mappa. Vediamo un po'. Mappa, 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 mappa. Dov'è? Dov'è la mappa? Mappa del tesoro. Ok, ma non si capisce niente. Ah, coordinate. Il negozio di attrezzature subacquea vende un geocalizzatore. Ok, allora meno 612 2 meno 284 meno 336. Ok, vediamo dove ci troviamo noi. Ok, ci dobbiamo spostare di là. Sì, è di là il tesoro, ragazzi. Andiamo verso il tesoro e oltre. 621 300 300. Ok, 621 300 300. 621 300 300. 621 300 300. Soldi! 621 300 300. Ok, devo andare di qua. Però quello non va bene. Ok, 621. E quegli altri due 300 300. Devo andare più in qua forse? Sì, è la direzione giusta. Ok, andiamo giù. Il tesoro è qua sotto sicuramente. Vediamo. C'era lo squalo qua, attento, bella faccia. C'è lo squalo, c'è lo squalo, c'è lo squalo. È quello il tesoro. È questo? Sì, è questo. Aperto. Sì, dovrebbe essere quello. Oh no, no, forse non era quello. Vediamo. La nave pirata. La nave pirata. Devo muovermi, ragazzi. C'è anche lo squalo lì. Allora, vediamo. Mappa del tesoro. Dov'era? 621 280 336. 621 621 380. 380 dovrebbe essere di qua. Cavolo. Non riesco ad orientarmi. È troppo difficile. Eccolo, è questo? È questo? È il metodo subacqueo. Dovrebbe essere questo. Sto finendo l'ossigeno. Bella pazza, stai finendo l'ossigeno. Aria di mare? Non profonda ancora. Oh, fammi andare qui, aiuto. Cavolo, cavolo, mi sta finendo l'ossigeno. Su, 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 su. Muoviti. Muoviti che sta finendo l'ossigeno. Muoviti, 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 muoviti. Muoviti, muoviti, muoviti. Muoviti. Non ho più ossigeno, ragazzi. Non ho più ossigeno. No, ce n'è ancora un po', eh. Muoviti, 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 muoviti. Ok, ci siamo. Ok, allora, dovremmo aver trovato la mappa, in teoria. Meno 621. 284. È qua, ragazzi. Deve essere qua il tesoro. Deve essere sicuramente qua. Le coordinate erano queste. È tipo dentro questa nave. Ok, altre monetine mi servono. Grazie mille. Una bombola. Una bombola trovata, grande. Dell'ossigeno. Ossigeno gratis mi ha dato. Grazie mille, eh. Ok, sicuramente sarà nell'alloggio del capitano. Fammi un po' vedere. Di qua? Ok, monete, monete gratis. Dai, le coordinate erano queste. Deve essere qui il tesoro. Dov'è? Qua sotto? Sì! 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 Sì, 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 nota aggiunta. E vai. L'abbiamo trovata, era questo.
Grande bella faccia, ce l'abbiamo fatta. Via dallo squalo adesso. Eccomi qua. Ho trovato la mappa del tesoro, amico. Ciao. Ah, ok, va bene. Era una ricompensa per me, ok, perfetto. Allora, andiamo nel negozio dei pegni. Vediamo quello che abbiamo trovato. Eccoci qua, ho trovato un sacco di tesori, eh. Devi essere fiero di me, venditore. Guarda quante cose che t'ho trovato, eh. Oh mio Dio, non valgono niente. Che bello, non ci abbiamo fatto nulla. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete un altro video dove esploriamo gli abissi marini. Da bella faccia è tutto e mi vado a fare una bella nuotata adesso. Ciao!